Buonasera amici appassionati della Lega Kun. Sta per iniziare la quinta ed ultima giornata della Coppa dell'Università. Si sfidano Chiavo Veronica e Amalgama, che si giocano il passaggio del turno nel girone A. Chiavo Veronica con 6 punti, Amalgama invece con 4. In caso di parità sarà appunto Chiavo a passare il turno. Andiamo a leggere gli schieramenti delle due formazioni. Il Chiavo schiera Aldrighetti, Barretta, Bozzetti, De Carlo, Garbagnati, Marinello, Murgia e Spinoglio. Amalgama invece con Andriollo, Coppola, Culicchi, De Brilli, Ferri, Massenti, Persia, Ruzzini e Toto. Arbitrerà l'incontro il signor Sebastiano Russo. È quasi tutto pronto, cenni d'intesa con entrambi i portieri e si comincia. Calcio d'angolo a cercare Spinoglio, che controlla, calcia! Impreciso Coppola, vantaggio subito del Chiavo Veronica. Perfetto controllo e destro del numero 9, 1-0. Palla ancora per Spinoglio, ottimo l'1-2, va in porta! Stavolta Coppola riesce a deviarla sul palo, si salva Amalgama, ancora Spinoglio protagonista. Vai fresh. Spazio per Barretta, movimento di Spinoglio, servito, Murgia la fa girare di prima, Chiavo non rischia la giocata, aspetta il momento giusto, Spinoglio parte, il traversone in mezzo, il controllo di Marinello che la alza di testa, non riesce a spingerla dentro al Drighetti che aveva tagliato dal lato di destra, palla fuori ma meglio Chiavo Veronica in questi primi 10. Ma senti, prova ad andare in verticale, legge bene la situazione Barretta, Murgia carica la botta! Riesce a trovare un angolo difficilissimo, ancora Coppola, leggermente sorpreso dalla conclusione da fuori, 2-0. Gran merito però per il numero 8. Palla dentro, Murgia, viene chiusa regolarmente da Massenti, prova a partire il contropiede di Amalgama, è un 3 contro 2, Massenti la porta, appoggia dentro! È l'errore clamoroso di Culicchi davanti al portiere, bravo De Carlo però a rimanere in piedi fino all'ultimo. E finisce qui, fischia due volte il signor Russo, 2-0 a fine primo tempo per Chiavo Veronica. Via, si riparte, buon divertimento con Amalgama, Chiavo Veronica, 2-0 il risultato al termine dei primi 20 minuti. Marinello controlla, prova a scaricare il sinistro e la mette dentro, 3-0 ancora dalla distanza Chiavo, partita in ghiaccio per i gialloneri. Se l'allunga ma la riesce a tenere in campo, va centralmente, Aldrighetti dovrebbe restituirgliela, così è, Spinoglio può calciare, ce l'ha sul sinistro, 4-0 Chiavo Veronica, grandissima azione del numero 9 in sintonia con Aldrighetti, ottimo sinistro ad incrociare, ancora battuto a Coppola. Toto, buono il guizzo, parte il traversone in mezzo, Murgia da De Carlo che non può usare le mani, va bene con i piedi in verticale, ottimo l'anticipo di Massenti che se la sposta sul mancino, non calcia, la scarica invece per Toto, che intervento di De Carlo che tiene il risultato fermo sul 4-0, opportunità per Amalgama. Barretta, Garbagnati da Murgia, controlla e va in verticale, Garbagnati prova a girarsi e segna un grandissimo gol, quello del 5-0, fantastica girata del numero 17. Marinello, dribbling ancora, rimpallo favorisce Aldrighetti, il tocco per Murgia, vede la porta, fa partire il destro e c'entra ancora l'angolino, doppietta personale, 6-0 Chiavo, in serata di grazia questa sera il numero 8. Che sicuramente andrà a festeggiare la qualificazione con i compagni. Ancora Chiavo in avanti, il tiro respinto da Coppola, sulla traiettoria c'è Aldrighetti che con un tocco morbido supera il portiere, 7-0 per i gialloneri. Cala il sipario al Sant'Ambrogio Palace, dominio Chiavo Veronica, 7-0 su Amalgama e qualificazione al turno successivo guadagnata.